Ciao bimbi, oggi volevo leggere con voi questo libro che si chiama Solo un puntino, della casa editrice Minibombo, scritto da Elisabetta Pica, Chiara Vignocchi e Silvia Borando. Iniziamo. C'era una volta una bella ciliegia e il lupo cattivo. E gna! E la ciliegia non c'era più. E il lupo se l'era mangiata con tanto di picciolo. Ma aveva ancora fame. C'era una volta una simpatica coccinella. E il lupo cattivo. E gna! Non c'era più. Il lupo se l'era pappata con tanto di antenne e di puntini, ma aveva ancora fame. C'era una volta un allegro granchietto e il lupo cattivo. E gnam! Non c'era più. Il lupo se l'era sgranocchiato con tanto di chele, zampe e carapace, ma aveva ancora fame. C'era una volta uno spensierato pettirosso. E il lupo cattivo. E gnam! Cric, cronk, slap! E il pettirosso non c'era più. E il lupo se l'era spazzolato con tanto di becco, piume, alette e anche cinguettii. Ma aveva ancora fame. C'era una volta un'adorabile bambina. E il lupo cattivo. E gnam, cric, cronk, slap, slurp. E bambina non c'era più. Il lupo se l'era ingurgitata con tanto di mani, piedi, gambe, trecce e anche la gonna. Ma aveva ancora fame. C'era una volta un minuscolo puntino rosso. E il lupo cattivo che pensò, giusto, giusto per il dessert. E glup! Non c'era più nessuno. E il lupo cattivo non c'era più. Era finito. A letto con il morbillo, ecco che cos'era quel puntino rosso. Finito.